Ok, è arrivato il momento di Economic Policy o Economia Politica. Abbiamo deciso di fare questo videocorso perché ci venivano richiesti alcuni argomenti che non erano né in micro né in micro, che alla fine erano in questo famoso esame di Economic Policy o Economia Politica. Quindi abbiamo deciso di raccogliere gli esercizi più richiesti e li andremo a fare insieme. Abbiamo creato questo videocorso e li andremo a fare insieme. Gli esercizi saranno in inglese, questo per sottolineare il fatto che noi come azienda aiutiamo anche per gli esami che sono in lingua inglese e ci focalizzeremo soprattutto sullo svolgimento di esercizi. Quindi, quando andremo a svolgere un esercizio, se la teoria di quell'esercizio l'abbiamo già fatta in altri corsi, tipo altro che inflazione o micro di domino, allora non l'andremo a rispiegare. Ok, la teoria non l'andrò a rispiegare perché già c'è in altri corsi, ma se fosse un argomento nuovo, allora andremo a vedere la parte di teoria e poi l'esercizio. Senza perdere altro tempo, direi di iniziare e partiamo con i nostri esercizi di Economic Policy. Ciao! Ok, andiamo adesso a vedere un esercizio sulla teoria dei giochi. Gli esercizi in teoria dei giochi, come sai, si dividono in due grandi, cioè una grande divisione, il gioco simultaneo e il gioco sequenziale. Il gioco simultaneo è quando i due giocatori vanno a decidere nel solito momento la loro strategia, mentre nel gioco sequenziale i due giocatori vanno a decidere in maniera sequenziale la strategia, quindi prima io, poi tu, prima io, poi tu. Quindi nel gioco simultaneo è tipo sasso, carta, forbice, dove tu vai a scegliere insieme quello che poi è la strategia, sasso, carta, forbice, mentre nel gioco simultaneo è tipo gli scacchi, gioco io, giochi tu, giochi io, giochi tu, ok? Quello che andiamo a vedere adesso sono due, anzi intanto uno, poi ne faremo un altro, esercizio sulla teoria dei giochi in maniera simultanea. Allora, eccoci qua. Consider the following 2x2 game. 2x2 perché ci sono praticamente due giocatori, ognuno ha due strategie. A può scegliere U o D, B può scegliere L o R. E chiede, are there for any of the players a strictly dominant strategy? Find the Nash equilibrium for this game. Is R the Nash equilibrium Pareto efficient? Allora, la parte di teoria dei giochi l'abbiamo fatta all'interno del nostro corso micro di domino. Ok? Quindi è tutto all'interno del corso micro di domino. Quello che faremo oggi è andare a vedere come svolgere l'esercizio. È ovvio che svolgendo l'esercizio andremo a vedere proprio la strategia che ci sta dietro, la tecnica che ci sta dietro per svolgere un esercizio in maniera simultanea quando c'è questa tabellina. Però per tutta la parte veramente teorica, allora per quello c'è micro di domino. Ciao, scusa l'interruzione, ma se il video ti sta aiutando ti invito a mettere mi piace e a schiacciare la campanella, così sarai sempre aggiornato quando escono dei nuovi video. Vado via, buona continuazione, ciao. Detto questo, andiamo direttamente al nostro esercizio e io sono andato a ricopiare intanto la nostra tabellina. Come vedi, io l'ho divisa in due colori, cosa che qua non avevamo. Perché questo? Perché può servire dividerli in questi colori per capire di chi è il payoff. Nel senso, io ho messo il giocatore A in rosso, che ha due strategie, la strategia U e la strategia D, e il payoff di A quando lui sceglie U e B sceglie L è 2. Perché come funziona? Praticamente mettiamo che A scelga U, mettiamo che B scelga L. Cosa succede? Che questo è il punto d'incontro. Se invece mettiamo A scelga D e B sceglie di nuovo L, il punto d'incontro sarà questo. Ok? Quindi praticamente è molto semplice. Nel momento in cui A sceglie per esempio D, vuol dire che noi siamo su questa riga orizzontale. Nel momento in cui B sceglie L, vuol dire che siamo in questa linea verticale. Dov'è l'incrocio? Qua. Quindi questo diventa il payoff che A e B hanno quando A sceglie D e quando B sceglie L. Ok? Ma qual è il payoff di A e qual è il payoff di B? Il primo payoff è il payoff che fa riferimento al giocatore A. Il secondo payoff è il payoff che fa riferimento al giocatore B. Quindi il payoff sulla sinistra fa riferimento al giocatore sulla sinistra, il payoff sulla destra fa riferimento al giocatore in alto. Ok? Facciamo un altro esempio. Mettiamo che, per esempio, il giocatore A scelga U. Se il giocatore A sceglie U, vuol dire che noi siamo su questa linea orizzontale qua. Se il giocatore B sceglie R, vuol dire che siamo su questa linea verticale qua.
Quindi, quale sarà la situazione, diciamo, di equilibrio? Questa qua. Quindi, questi sono i payoff quando A sceglie U e quando B sceglie R. Ma qual è il payoff di A e qual è il payoff di B? Abbiamo detto che il primo numero, questo qua, quindi il primo numero sulla sinistra è il payoff del giocatore sulla sinistra, il payoff sulla destra è il payoff del giocatore in alto. Quindi 3 è il payoff di A e 2 invece è il payoff di B. Ok? Questo è importante perché per capire dov'è l'equilibrio finale dobbiamo conoscere il payoff di chi è il payoff. Ok? Quindi noi sappiamo che i payoff rossi sono il giocatore A, i payoff neri sono il giocatore B. Detto questo, come si fa a risolvere questo gioco simultaneo? Allora, funziona così. La prima, ti dico la tecnica che utilizzo io. La prima cosa da fare è ipotizzare che A scelga o U o D. Quindi io ipotizzo che A scelga U, per esempio. Se il giocatore A sceglie U, noi siamo su questa linea verticale qua. A questo punto, al giocatore B conviene scegliere L o conviene scegliere R? Il giocatore B, se sceglie L, ottiene un payoff di 1. Se sceglie R, ottiene un payoff di 2. Quindi in realtà, quando il giocatore A sceglie U, per B sarebbe meglio scegliere R, perché 2 è maggiore di 1. Quindi a questo punto, tu vai a sottolineare il 2. Poi cosa facciamo? Sempre il giocatore A, che adesso non sceglie più U, non ipotizziamo A che sceglie U, ma ipotizziamo A che sceglie D. Quindi vuol dire che siamo su questa linea qua. Al giocatore B, cosa conviene fare? Conviene scegliere L o conviene scegliere R? Se A sceglie D, siamo qua. Se quando A sceglie D, B sceglie L, ha un payoff di 5. Se invece sceglie R, ha un payoff di 4. Quindi tra 5 e 4 preferisce ovviamente 5 che è maggiore. E quindi quando A sceglie D, a B converrebbe scegliere L. E vai a sottolineare il 5. Come vedi intanto, già abbiamo una risposta parziale alla seconda domanda, perché tu vedi che quando A sceglieva U, facciamolo così, allora B sceglieva R. Quando A sceglieva D, allora B sceglieva L. Corretto? Eccolo qui, eccolo qui. Quindi vuol dire che B non ha una strategia dominante. La strategia dominante è quando, per esempio, il giocatore B sceglie sempre e comunque R. Il giocatore B sceglie sempre e comunque R. In questo caso abbiamo detto che una volta gli converrebbe scegliere R, una volta gli converrebbe scegliere B. Quindi vuol dire che il giocatore B non ha una strategia dominante. E lo possiamo scrivere qua. Giocatore B, anzi, player B doesn't have a dominant strategy. Ok, fatto questo dobbiamo fare il solito esercizio per invertiti, cioè invertendo l'ordine. Cosa voglio dire? Adesso non è più A sceglie U o D, ma ipotizziamo che B scelga o L o R. Iniziamo dicendo, ipotizziamo che B scelga L. Se B sceglie L, vuol dire che siamo su questa linea verticale qua. Cosa succede? Che se A scegliesse U ottiene un payoff di 2, se A scegliesse D otterrebbe un payoff di 1. Quindi tra 2 e 1, cosa preferisce il giocatore A? Ovviamente preferisce 2. Quindi cosa faremo? Se B sceglie L, al giocatore A conviene scegliere U. E quindi andiamo a sottolineare il nostro 2. Lo facciamo anche per R, quindi ipotizziamo che B scelga R, vuol dire che siamo su questa linea verticale qua. A questo punto, se A scegliesse U otterrebbe un payoff di 3, se A scegliesse D otterrebbe un payoff di 2. Tra 3 e 2, cosa preferisce il giocatore A? Ovviamente 3. Quindi cosa facciamo noi? Andiamo a sottolineare il 3. Cosa notiamo questa volta? Notiamo che questa volta il giocatore A ha sempre scelto U. Ha scelto U quando B ha scelto L e ha scelto U quando B ha scelto R. Quindi questa volta il giocatore A ha una strategia dominante e la strategia dominante è scegliere U. Quindi possiamo mettere che player A has
A dominant strategy. Che fondamentalmente è U. Ok? E abbiamo praticamente risposto alla domanda A. Completando il gioco possiamo rispondere anche alla domanda B, cioè quando ti chiede se ci sono dei Nash equilibrium o equilibria. Allora, quando è che noi abbiamo un equilibrio di Nash in questa strategia per trovare l'equilibrio che ti ho fatto vedere, che è la strategia che utilizzo io? L'equilibrio di Nash è quando vai a sottolineare entrambi i numeri. Vedi che qua è sottolineato un numero su due, qui un numero su due, qua due numeri su due. Quando tutti e due i numeri sono sottolineati, vuol dire che questo è il tuo equilibrio di Nash. Quindi, questo qua è il nostro Nash equilibrium. Ok, questa è soltanto la parte 1 del video. La parte 2 la faremo uscire tra qualche giorno. Se però nel momento in cui tu stai guardando questo video la parte 2 è già uscita, cliccaci, corri e vai a vedere anche la parte 2 del video. Se non fosse uscita, mi raccomando, clicca la campanella e iscriviti, così quando uscirà riceverai direttamente una notifica. A presto!